E boom per il Movimento 5 Stelle a Napoli. I grillini hanno ottenuto alla Camera il 52,4%, conquistando tutti i collegi uninominali, risultando primo partito in ogni quartiere, raggiungendo anche il 60% nelle periferie. Come a Barra con il 65,3%, Scampia 65,2%, Pianura 61% e Secondigliano 60,3%. Il presidente uscente della Commissione di Vigilanza RAI, Roberto Fico, ha atteso i risultati giocando a ping pong nella sede del Comitato a Napoli, poi in tarda mattinata il commento sui risultati e sulle ipotesi di governo. Il risultato mi inorgoglisce moltissimo perché è frutto di un lavoro molto lungo iniziato nel 2005 e insieme a tante persone non ci siamo mai arresi, abbiamo cercato di lavorare per il bene della città, non abbiamo mai arretrato e soprattutto siamo stati coerenti e onesti dal punto di vista intellettuale e questo alla lunga paga e io oggi ringrazio tutti i napoletani. Senza dubbio un plebiscito per il Movimento 5 Stelle perché arrivare anche a Napoli oltre il 50% come movimento politico significa aver dato un segnale potentissimo, è un segnale non di protesta ma è un segnale di cambiamento, di un cambiamento profondo perché ci siamo indignati delle politiche alla De Luca, alla politica decelerata dei rifiuti, la politica delle tangenti perché ogni tangente in questa regione ma in tutta Italia significa una tangente sulla vita, una tangente sulla salute, una tangente sul futuro e noi liberiamo tutte queste risorse per restituire dignità ai cittadini e sviluppo vero.